Digimoni alla porta e benvenuti in una nuova puntata di Cosa ne penso. Oggi andremo a parlare di questo titolo qui, ovvero Asterix e Obelix XXL e il Menhir di Cristallo. Ma prima di cominciare, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, trovi il link in descrizione come in ogni video. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito. Il gioco è stato presentato in anteprima tra il 20 e il 24 agosto insieme a Black Sad, ma è uscito solo successivamente il 21 novembre del 2019 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox e PC. Lo stile di gioco è un'avventura dinamica ed è anche il primo capitolo di Asterix e Obelix ad avere la modalità multiplayer a schermo condiviso, quindi sulla stessa console, cosa che io ho apprezzato tantissimo. È stato sviluppato da Osome Studio, pubblicato poi da Microid, che sono gli stessi che hanno pubblicato Black Sad. Del gioco esistono diverse edizioni. Esiste la standard solo in versione digitale che si può trovare tranquillamente a 40 € su console e 30 su PC. Su Steam in questo momento è in sconto a 20,99 fino al 23 marzo, quindi se volete provarlo vi direi di approfittarne subito. La Limited Edition, che è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, la si può trovare su Amazon 1 €, Media World e GameStop al prezzo di 50 €. E la Collector Edition, comunque sempre disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox per 80 €. Io ad esempio possiedo la versione Limited Edition per PlayStation 4, dove ho fatto un unboxing su Instagram, quindi se volete andarla a recuperare andatemi subito a seguire, così vi potete fare anche un'idea di cosa presenta e com'è fatta. Ora parliamo del gioco. Il gioco di per sé è molto carino, l'ho apprezzato veramente tanto in quanto sono una grandissima fan di Asterix e Obelix, ci sono praticamente cresciuta, anche se presenta non pochi difetti. Ha un comparto grafico abbastanza semplice ma non molto elaborato nei dettagli, ma risulta comunque molto piacevole alla vista. Il gameplay è molto semplice ma comunque molto vario nei vari livelli di gioco, a seconda delle quest principali e delle varie quest secondarie che troviamo ovviamente a seconda del livello in cui ci troviamo. Le quest secondarie sono sotto forma di minigiochi, almeno io li considero più dei minigiochi che delle quest secondarie vere e proprie, e permettono di variare non poco il gameplay, che risulta un pochino molto monotono ma non comunque noioso per tutto il resto del gioco. Anche se nonostante cambi da livello a livello per determinate cose, ci troveremo comunque sempre nella situazione di dover comunque colpire i romani, andare avanti, come un classico gioco per PlayStation 2 di quelli vecchi che io apprezzavo tantissimo. Nonostante tutto, comunque in ogni livello ci troveremo davanti a qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato che prima non avevamo ancora affrontato. Il gameplay per tutta la sua durata presenterà degli enigmi, diciamo ambientali, penso si possa dire così, da risolvere che ho trovato molto carini, che in pratica ci permetteranno di andare avanti con la storia. Inoltre, il gameplay non sarà sempre lineare con la visuale a tre quarti dall'alto, diciamo così, ma cambierà diventando un platform ed è una cosa che ho apprezzato veramente veramente tanto perché mi ha divertito tantissimo. Purtroppo di per sé il titolo non è molto longevo, durerà sì e no tra le 6 e le 10 ore a seconda di uno come lo gioca. Ovvero, se uno si basa solo alla storia principale, ovviamente durerà di meno, ma se uno si dedica a tutti i segreti, a Idefix che ha bisogno di trovare le sue cose in giro, le robe nascoste, le quest secondarie, ovviamente durerà di più. Purtroppo sulla durata non ne sono certa, in quanto il salvataggio del gioco non indica le ore di gioco che ho impiegato per completarlo, e mi dispiace. Oltre alla modalità single player, ho provato anche quella multiplayer che ho trovato veramente carina e molto divertente. Però chi giocherà nei panni di Obelix, se rimarrà indietro rispetto ad Asterix, verrà teletrasportato vicino, però in punti un po' a caso della mappa. Ovviamente dove si trova Asterix, non tutta la mappa. Quindi se Asterix si trova qui, lui può essere catapultato qui, 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 qui. Ovviamente non a caso di tutta la mappa, ma a caso vicino ad Asterix. Rendendo anche difficoltoso il gameplay per via dello spawn casuale, in certi punti ci è capitato appunto che Obelix venisse teletrasportato in punti dove ad esempio è caduto nel vuoto. Nonostante il gioco di per sé sia molto molto carino, presentano un pochi difetti che adesso vi andrò a elencare, ma che si presenteranno comunque solo dopo il primo livello. Cercherò di fare pochi spoiler. Nel secondo mondo, ad esempio, i confini della neve e della roccia sono fatti un pochino male. Nel senso che in certi punti non si riuscirà a capire se c'è il vuoto sotto oppure no. Non sono per nulla chiare, la maggior parte del tempo lo si passerà a cadere come è successo a me. Diventerà un po' fastidioso perché tu guardi per terra e dici: ma lì posso andarci? Sì, ci vai e invece cadi. Inoltre le hitbox dei vari cristalli, che in questo caso saranno gli ostacoli di questo livello, che praticamente è il secondo, dopo un'oretta di gioco neanche ci si arriva, ci faranno del male una volta colpiti, sono lo schifo. Perché anche se ci provi
comunque ad allontanarti, beccherai danno uguale, oppure si farà proprio fatica ad allontanarsi da essi. Io li ho odiati, per tutto il secondo livello li ho odiati. Ma qui parte anche il secondo problema, ovvero che il personaggio, ovviamente a differenza di quello che giocheremo in single player, perché comunque si può switchare da Asterix a Obelix in qualsiasi momento, si buggerà nei rovi o nei cristalli o in generale dove ci saranno delle hitbox che ci faranno del male, facendoci a volte comunque finire tutta la vita, non crepare tra virgolette, ma comunque andare tipo esausto, che per tot secondi non si potrà utilizzare, oppure ci farà arrivare al game over, quindi dovremmo ricominciare tutto da capo. Oltre a questa cosa, nella modalità single player il personaggio non giocato non ci aiuterà quasi per nulla, quindi se noi giocheremo Asterix, se avremo un gruppo di romani intorno e vorremmo l'aiuto di Obelix magari perché ci serve, non ci darà una mano in nessun modo, niente, non c'è niente da fare, massimo tira un pugno. Tutto il resto ve lo farò fare a voi. Il gioco risulterà frustrante in certi punti, perché i livelli che prevedono dei percorsi con i salti in stile parkour, il sistema di movimento risulterà poco preciso, perché non è con le freccette come nei vecchi giochi, ma è con l'analogico. E quindi sarà difficile far risultare il salto giusto, perché il salto percorre una certa distanza, se poi si può chiamare salto, ma a volte le cose da saltare saranno più corte di questa distanza e quindi bisognerà calcolare bene la distanza che ci serve per fare il salto, e nella maggior parte delle volte cadremo e quindi toccherà rifarlo molte 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 volte. Adesso parleremo dei romani. I romani, quando noi cercheremo di non farci vedere, loro sono stati settati un po' col culo. Perché? Perché vi avvisteranno quasi sicuramente anche quando sono di schiena, quindi quando non dovrebbero vederci, quando saremo dietro a una roccia che non ci dovrebbero vedere per nulla, oppure i più lontani ci localizzeranno, ma quelli più vicini che magari li abbiamo davanti alla faccia no. E quindi noi magari volevamo passare inosservati, non c'è modo. È veramente difficile non passare inosservati e diventerà frustrante. Inoltre, secondo me, si potevano aggiungere dei checkpoint in mezzo ai livelli, perché in certi punti ci capiterà di sbagliare qualcosa, e succederà molto spesso, e quindi di dover ricominciare da capo la parte di quel livello, che magari è anche più difficile del normale perché c'è un enigma o comunque una cosa da affrontare e sarà anche un po' lunghetta, quindi se noi magari ci dà il game over quasi alla fine di quella zona, noi dovremo ricominciarla tutta da capo. Nella parte finale del gioco, almeno sulla versione PlayStation 4, non giocato sulla Pro perché io non la possiedo, presenterà dei cali di frame non indifferenti. Non saranno continui, quindi lo farà solo in determinate zone, in determinati punti, che risulteranno fastidiosi a livello di gameplay, impedendoci magari in quel momento di difenderci se abbiamo dei romani intorno. Quindi al massimo loro ci colpiscono, noi cerchiamo di andare via, ma non riusciamo per questi cali di frame. E il gioco non presenta boss nella sua avventura, se non alla fine. Secondo me questa cosa non danneggia il gameplay, né tantomeno giocandolo io mi aspettavo di incontrarne uno alla fine di ogni livello, e quindi di per sé non è una cosa negativa, però durante il combattimento ci saranno comunque ancora questi cali di frame, rendendo più difficile e un po' non impegnativo, perché non risulterà né impegnativo né comunque noioso, ma daranno fastidio comunque, perché magari noi ci vogliamo spostare ma grazie a questo calo ci beccano e ci fanno danno. Cioè, secondo me questa cosa mi ha fatto pensare che è come se avessero voluto finirlo in fretta, come se non avessero più tempo per lavorarci su e quindi hanno dovuto far tutto in fretta per finirlo, senza badare appunto a settare meglio il tutto. E i cali di frame in questo caso mi hanno dato particolarmente fastidio in certi punti. E questo qui era tutto quello che pensavo di Asterix e Obelix, quest'ultimo capitolo uscito su tutte le piattaforme disponibili, che di per sé comunque, nonostante i difetti, secondo me vale la pena provarlo, ovviamente non a 50 euro. Io ad esempio la limited edition l'ho acquistata a 40 da 1 euro, che era scontato in quel momento. Se voi riuscite a trovarlo scontato magari al di sotto di 40 euro, se volete la limited edition, allora vi direi di prenderlo. Invece se considerate di comprare solo la standard in versione digitale, vi direi approfittate dell'offerta di Steam che in questo momento si trova a 21 euro, perché per 21 euro vale la pena provarlo. Per 40, per tutti i difetti che presenta, nonostante tutto è di per sé un piccolo capolavoro per riportare noi nostalgici fan della serie
nell'universo di Asterix e Obelix. Spero che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia aiutato a fare chiarezza su questo titolo, e mi raccomando, come ho detto all'inizio video, se il mio video ti è piaciuto iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram, trovi il link in descrizione come in ogni video. Spero che ti abbia anche tenuto un po' compagnia in questo periodo un po' turbolento dove nessuno può uscire, e noi ci vediamo a un prossimo episodio di Cosa ne penso, oppure in un prossimo video, e anche su Instagram. Digimoni passa e chiudo.